Per quanto riguarda la preghiera del Padre Nostro, Gesù insegna agli Apostoli e a noi, inizia con un'apparente contraddizione perché dice il Padre vostro sa di quello che avete bisogno prima ancora che gliene chiediate, dunque voi pregate così. E poi ci sono queste richieste che in realtà non sono richieste che egli ignora, è in realtà una istruzione che dà a noi facendoci chiedere le cose giuste. Le cose di cui noi abbiamo bisogno sono le cose materiali, ma anche quelle spirituali. Ma qui la preghiera del Padre nostro ci dice di chiedere quello che è nel cuore e nella mente del Padre. Allora il nostro orizzonte è sempre piccolo e limitato rispetto a quello di Dio e quindi noi chiediamo per quello che sono le nostre esperienze, i nostri bisogni, però sono sempre riferiti a noi, un piccolo gruppo di persone. Invece Dio ci chiede, attraverso Gesù, di pensare più in grande e di pensare quello che vuole Dio per tutta l'umanità. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà come in cielo, sulla terra. Quindi parla di un ambiente molto più vasto di quello che è la nostra abitazione sulla terra, la nostra vita materiale. E dunque noi siamo chiamati a entrare in un gioco della volontà del Padre in cui noi aggiungiamo la nostra alla sua, pregandolo, e a forza di pregare. Noi veniamo come rafforzati e riempiti del suo spirito per chiedere con potenza, con la nostra volontà e la potenza di Dio, quello che Dio vuole che si realizza su tutta la terra. Quindi c'è un destino universale della preghiera, anche questo plurale Padre nostro è perché è inteso per l'umanità. E la preghiera è fatta perché il grande progetto del Padre è che la resistenza al peccato sulla terra da parte degli uomini venga consumato e distrutto mediante l'aumento non solo di coloro che fanno la volontà di Dio, ma in noi stessi, in ognuno di noi, l'aumento della volontà di Dio in noi e la diminuzione di tutto quello che è una resistenza, il nostro peccato, la nostra natura umana, i nostri limiti. Allora, il Padre nostro è un innalzare a Dio una preghiera che Dio stesso ci suggerisce, in modo tale che torna a Dio non solo con la sua potenza, ma con la sua potenza insieme a noi ed è quello che vuole. Quindi è un moto di discesa, ci prende, ci trasforma, noi amplifichiamo la sua voce in noi, per gli altri, e anche noi diventiamo moto di ascesa verso l'alto. E allora l'immagine che viene usata qui dal profeta Isaia si capisce meglio, perché dice: la mia parola che esce dalla mia bocca non tornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero, senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata, come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritorno senza aver irrigato la terra. Allora, questo insegnamento del Padre non solo dice cosa dobbiamo fare, cosa dobbiamo dire, ma è qualcosa di più, è la sua stessa sostanza, nel suo spirito, che scende in noi, ci dice queste cose con la mente, ma il nostro cuore viene riempito di questa sua forza, di questa sua sostanza. Noi che abbiamo accolto questa preghiera, la facciamo nostra, diventiamo un tutt'uno con questo, e allora questa forza di risalita della preghiera ha portato il suo effetto, cioè ci ha cambiati. Che vuol dire lo Spirito di Dio scendendo su di noi e diventando preghiera in noi, ritorna a lui come l'acqua e la neve, ma quello che è cambiato è il nostro cuore. E tutto torna a lui. Così come la nostra vita materiale finisce qui, ma la nostra anima torna a Lui che ci ha creati, però come torna? Cambiata.
arricchita dei nostri meriti, dopo che abbiamo vissuto, sofferto, lottato, siamo morti al nostro egoismo, ma mediante lo spirito vitale del Cristo che ci dona la sua forza, noi germogliamo su questa terra per una vita completamente diversa. Allora la preghiera non è quella semplice richiesta, fa che, vogliamo che, ma si compie in te, in tutta la terra. Noi siamo come i germogli piantati sulla terra da Dio, il buon grano, no? C'è anche la zizzania, e la sua forza è l'impatto stesso della sua sostanza, della sua persona, nella forma dello spirito. Fa questo ciclo vitale sulla terra, no? Nascita, maturazione, morte, e quando noi torniamo al Padre non siamo gli stessi che Lui ha piantato, siamo diversi perché siamo arricchiti della buona volontà di comprendere la volontà del Padre, di farla nostra, di farla germogliare anche nella terra, negli altri, e diventiamo così più alti di statura come Lui ha voluto. Questo lo aveva chiesto anche all'inizio, no? Ad Adamo ed Eva, è stato interrotto, ma lui riprende il progetto e deve aggiungere quello che è la liberazione, la santificazione, perché il peccato col demonio ci rende impuri, quindi ci santifica, ma poi c'è questa elevazione che è un diventare altro da quello che siamo, una maturazione per diventare più grandi di statura, a immagine del Cristo. Questo progresso è proprio simile al grano che viene piantato, muore, fruttifica, e questi frutti sono molto di più di quello che noi siamo in origine, un solo chicco. E questa è la forza, allora, del Padre nostro. Qualcosa che scende, che è Dio, entra in noi, noi l'assumiamo, la preghiamo, torni in alto, porta effetto per gli altri, ma soprattutto porta effetto per chi prega, perché la preghiera è l'ala che ci porta in alto verso Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato.